bancarotta mentale. Dobbiamo uscire da questa spirale. Puoi fare tutte le manovre del mondo, ma con 2.000 miliardi non ce la fai. E allora cosa volebbe fare, signor Grillo? Innanzitutto vorrei mettermi lì e ricontattare le cose. Ricontattare. Voglio ricontattare il perché siamo ridotti così. Voglio capire i costi e i benefici. Non ho mai detto di uscire dall'euro. Ho detto solo che io voglio informare i cittadini. Ho bisogno di un piano B, costi e benefici, se stare così o uscire dall'euro. Quando avremo le informazioni, facciamo un referendum e gli italiani decideranno se uscire o no dall'euro. Non Grillo o un manager o uno che sta in un grattacielo a 1.000 chilometri che ci toglie una doppia A. Ma vi sembra una cosa da guardarmi così? Io voglio, ecco qual è il nostro. Allora, il problema è questo. Che cosa vuoi? Non hai progetti. Parlavo con un giornalista e diceva, tu non hai progetti, dimmi quali sono i tuoi progetti. E dicevo, ma inserire nella Costituzione la possibilità del referendum propositivo senza quorum. Sì, vabbè, ma dimmi i programmi. Beh, obbligare il Parlamento a deliberare sulle leggi popolari. Sì, ma il programma? Beh, voglio fare nazionalizzare una banca e fare del microcredito. Sì, ma il programma? Voglio che lo Stato si riprenda le concessioni che ha regalato, le concessioni della Telecom, dell'Eni, dell'energia. Voglio che lo Stato italiano diventi Stato riprendendo le autostrade. Voglio che non guadagni 1.300.000.000 sulle nostre strade Benetton. Voglio che vengano questi soldi in mano allo Stato. E poi sì, mi diceva, ma dimmi il programma. E allora facciamo un sacrificio, abbiamo 10 anni di sangue, no? Non ci risolve nessuno questo problema, avremo 10 anni, siamo in guerra, mettetevi l'elmetto perché è una guerra. Guardate che in giro è cambiato anche il modo di rubare, la gente non ruba neanche più nei supermercati, mangia direttamente nelle buste, gente che va a rubare negli orti. C'è la fila alla Caritas di persone che una volta erano considerate il ceto medio. Signori, qui sta succedendo qualcosa e questo mi diceva il programma. Dobbiamo soffrire noi l'IMU, prendi la casa a una pensionata e non parti dall'alto? Cominciamo a prendere la casa del Presidente della Repubblica che costa 240 milioni l'anno. È demagogia, oh! È demagogia! C'ha 3 Maserati, non riesce neanche a infilarci dentro. Allora cominciamo a vedere la Banca d'Italia che non stampa più soldi ma ha 1.700 dipendenti, il Senato, la Camera, cominciamo a togliere i contributi che danno per le elezioni, i contributi elettorali di 1.500 milioni ai partiti, cominciamo a togliere il doppio incarico, cominciamo a togliere i vitalizi, le pensioni, cominciamo a fare così, cominciamo, siamo in emergenza, cominciamo a tirare fuori l'elenco. L'elenco dello scudo fiscale, chi sono? Hanno sanato 100 miliardi di soldi andati via, col 5% li hanno rimessi in circuito, col 5%, e una piccola e media impresa è tassata al 68%. Allora cominciamo a mettere un tetto alle pensioni, ci sono 110.000 persone in Italia che costano a noi 13 miliardi. Perché prendono pensioni da 10.000 a 90.000 euro al mese. Cominciamo a mettere un tetto di 4.000, risparmiamo 7.000 euro. 7.000 euro con una circolare e possiamo fare immediatamente un salario di cittadinanza, un salario di cittadinanza per 2 anni, per non far morire più nessuno. Nessuno deve rimanere indietro, devi avere 2 anni di tempo come in Olanda, come in Svezia, perdi il lavoro, bene. Non vai nella miseria totale, lo Stato ti aiuta per 2 anni, non devi accettare qualsiasi lavoro, come ha detto la Forniero e la Friniero, devi avere il tempo. E allora lo Stato, devi accorpare i comuni sotto i 5.000 abitanti, devi togliere le province, fare una riforma delle regioni che non servono a nulla, se non a inglobare soldi dentro alla sanità. Sono primari ospedalieri oggi governatori delle regioni. Stanno rubando da tutte le parti, rubano, ma non sono loro, è il sistema che è marcio, è un sistema che ha prodotto solo marciume. Ecco perché ce l'hanno con noi. Ce l'hanno con noi perché noi siamo l'unico movimento che ha già firmato, che ha già detto, che se entrerà in Parlamento e non prenderà i rimborsi elettorali, non li prende.
E sapete quanti sono se entriamo in Parlamento con 100 di noi, 100 cittadini? 110 milioni di euro, non li prendiamo, non sono soldi nostri. Quando sono andato a nuoto in Sicilia, volevo venire anche qua ma c'era un po' di libeccio. Non ci credeva nessuno, andare in Sicilia, diventare il primo partito in Sicilia e mettere la prima forza politica dentro l'amministrazione siciliana, non ci credeva nessuno. Ci siamo andati, abbiamo detto alla gente, guardate che c'è un'altra cosa, il movimento è un'altra cosa, hanno creduto. E prima della campagna elettorale, questi del movimento hanno detto, noi non prenderemo 20.000 euro al mese, che è la paghetta dei siciliani in regione, 20.000 euro al mese. Noi ne prenderemo 2.500 e il resto lo diamo indietro con un assegno. Sono entrati dentro, lo stanno facendo in questo momento, non prendono, si tengono 2.500 e il resto lo danno alla regione. Il vicepresidente, non ne parlano però, il vicepresidente dell'assemblea che hanno nominato uno del 5 Stelle, un ragazzo fantastico, è un professore di teatro, bene, gli spettavano 3.200 euro di rimborsi in più allo stipendio, ha detto non le prendo, la macchina blu non la voglio, vado con la mia. E gente con un altro DNA, e allora si incazzano questi perché o fanno come noi o devono andare via, e lo sanno. E allora demagogia e populismo, è populismo. Noi abbiamo messo 4 ragazzi in 4 comuni: Sarego, Comacchio, Meda, Mira e Parma, la media è 24 anni, non ne parla nessuno, Pizzarotti a Parma, non ne parlano più, sapete perché non ne parlano? Perché stanno andando benissimo, perché se andate nella città i cittadini sono felici di avere un sindaco così che apre il comune, che va dentro la gente, che gira in bicicletta, che si è diminuito lo stipendio, che ha tolto tutte le consulenze di milioni di euro all'anno, che ha scoperto tutte le multi-utility, altro che Fiorito. Ci gestiscono la vita col gas, con la luce, con l'energia e con i rifiuti, le multi-utility, quotate in borsa, tutte in fallimento. Col monopolio riescono a fallire, si quotano in borsa, la Consob non dice niente. Gli azionisti sono i comuni, ma come fai a mettere azionista al cliente? Come fai? Vuol dire che sei colluso con la Consob. Cosa controlli? È chiaro che l'SPA, se crolla in borsa, come tutte sono crollate del 30%, ci rimettono come azionisti il 30% e aumentano le bollette del 30%.